Elena è finalmente stata ritrovata nella serata di ieri. La polizia ha fatto un blitz all'interno di un appartamento nella città di Grosseto e ha ritrovato appunto la ragazza. Eh, tre persone sono state fermate, la ragazza naturalmente è stata liberata, portata al pronto soccorso per i primi accertamenti, dopodiché è stata restituita alla famiglia. L'avvocato Alessandro Risaliti è l'avvocato di famiglia e, e ha parlato anche con la ragazza. Che cosa le ha detto? Ma intanto la ragazza sta abbastanza bene. Mi ha detto che è stata privata della libertà contro la sua volontà e quindi non si può, a quanto dice lei ovviamente, eh, parlare di allontanamento eh, volontario. E quindi non ho motivo di dubitare ovviamente della... anche per le modalità che mi ha eh, esposto circa la sua permanenza per questi due mesi lontano da casa. Ecco, due mesi lontano da casa tutti si pensavano magari che fosse andata fuori a Grosseto. È una cosa abbastanza strana. Eh, questo sì, appare strana, però dovrà essere chiarita dalle forze dell'ordine, dai magistrati e dovrà essere chiesto il motivo a quelli che eh, mi viene detto sono stati fermati. Io non ne sono a conoscenza, non so nulla. Le condizioni fisiche di Elena com'erano? Ma un pochino frastornata ovviamente perché questi due mesi sono stati abbastanza gravosi per lei, però complessivamente condizioni abbastanza accettabili e soddisfacenti. Pertanto è stata, non lo so, picchiata. Che ha subito violenze fisiche, sì, lo posso affermare. Per quanto riguarda invece la procura, che cosa le ha detto? Ma intanto devo dire e colgo l'occasione per ringraziare a nome della famiglia sia le forze di polizia sia il procuratore Capo, il dottoressa Navarro e il dottor Ferraro, che era il titolare del fascicolo, perché c'era da parte della procura e della polizia un'attenzione. In eh, particolare per questa vicenda. Elena, eh, la prima cosa che le ha detto, la soddisfazione di tornare a casa, di riabbracciare i genitori, il fratellino? Sì, certo, eh, io ieri sera non ero presente al momento in cui ha visto la mamma, ma credo sia stato un momento di grande eh, commozione da parte di entrambe. Certo, restano ancora dei grossi dubbi perché è stata in qualche modo segregata in questa, in questa stanza, in questo appartamento. Ci sono certamente le cose che devono essere ancora chiarite. Ma io, queste cose verranno chiarite dalle forze dell'ordine, dalla polizia che conduce le indagini e quindi tutto quello che c'è da dire Elena lo dirà a, agli inquirenti.